non mi roderei tanto il cuore. Se avessi fatto qualche pazzia di gioventù, che so, rubare soldi dello Stato, se tu fossi un po' meno scavezzacollo, io ti troverei un bene. Una fidanzata. Una bella donna. E cosa ci faceva tutta quella gente su per le scale? Voleva riscuotere, è un pezzo che aspetta. E che aspettino ancora un po'. Hai detto a quelli con cui sono in debito che di loro mi ricordo e per loro prego. E invece quelli che ho già pagato non sono più nei miei pesi. L'ho ben detto, ma non vogliono capire. Esigono i soldi, ignoranti e per di più caparbi. Eppure, ci sono stati casi, Glafira, in cui attraverso le mie preghiere è arrivata la fortuna. Un improvviso guadagno? Beh, comunque, se hanno così bisogno di soldi, li pagheremo. Io non so ancora quanti soldi ho. E se ne ho, e poi andar dietro al denaro è peccato. Quando occorrerà, anzi, quando io deciderò di pagare, allora i soldi salteranno fuori. Basterà dare una frugatina qui intorno e si troveranno giusto quelli che occorrono. Questi sono i miracoli che accadono a casa mia. Ci credi, sì o no? Non so se far conto su di te. Affidarmi ho paura. Come potrebbe la mia coscienza spingermi contro di voi, benefattrice? Tu non hai coscienza? Non può non esserci del tutto, mia benefattrice. Un pochino ce n'è sempre. Tu non hai coscienza. La colpa è di Cupavi se oggi Apollon non ha un soldo. E io andrò in giro per tutta la città a dire che i Cupavi sono debitori di Apollon e che lo hanno derubato. E quanto sperate di ricavare a metà strada? Ma io non voglio soldi da lei, voglio che sposi Apollon, così siamo pari. Che ne diresti di un marito? E che fretta ho! È stato così noioso vivere sotto tutela che adesso voglio provare a vivere da sola. Già. Io voglio aspettare. E io ti dico sposati. Dite? Sposati. E con chi? Con chi poi vediamo? Tu, il vecchio Cupavi, te lo sei sposato non certo per amore, ma per i suoi soldi. Ma voi? Voi, che voi, ragazza mia? Ti sei venduta, è male, è peccato. Ma voi me lo combinaste il matrimonio, io che ne capivo allora? E non ti infervorare, non ti sto mica rimproverando. Mi preoccupo per la tua anima. Che cosa si può fare ora per purificare la tua coscienza? Innamorati di un povero, sposalo e fallo felice con le tue ricchezze. Così regoli i conti con il peccato. La fate facile voi, innamorati. Beh, a tua età non dovrebbe essere difficile. Basta che non cerchi il pelo nell'uovo. Sei giovane? Innamorati di un giovane? Vuoi essere libera, indipendente? Pigliati uno squattrinato e lo comanderai a pacchetta. Tu di cervello non ne hai da vendere. Scegli un sempliciotto, così non ti metterà sotto. Dico bene? Dite bene voi. Ma trovarlo uno così? Ehi, lo troviamo! Il mondo non è stato fatto in un sol giorno. Te lo trovo io. Glafira! Andrò all'inferno! Ho ingannato un'anima innocente come un bambino, una povera di spirito! Oggi non mangio, digiuno, farò penitenza! Anche tu non mangi, digiuni con me, in cappella! Sono però Davide Pinastrilla e quattro vecchi che gli abbiamo derubato il nipote. È una signora esigente, però, Davide. Ma che
che vogliono da me. Ma perché preoccuparsi? Perché scomodare il cervello? E io che ci sto a fare qui? Mi pagate per niente? Una firma, tutta qui in fatica, e i soldi ci sono. Ma che strana carta! Gli hanno inventato delle belle! Abbiate la bontà di scrivere qui sotto: vedova del colonnello Kupavin Evlampia Nikolaevna Kupavina. Ed è fatta, i soldi ci sono. Ho già incaricato Vukol Naumovic di risolvere pacificamente la questione. Anzi, ho già firmato. Quante volte devo dirvi che non dovete firmare nulla senza prima consultarvi con me? Che cosa avete firmato? Ma non preoccupatevi. Dove ho firmato? Non c'era niente. Ma come fate a sapere che non c'era niente? Oh, bella! Ma che non ho gli occhi? Ma che cosa volete capire con i vostri occhi? Ma che cosa ne sapete di legge? Ma alla fin fine è ridicolo! Ma bisogna essere giuristi per vedere che non c'era scritto niente! Come niente? Niente, niente! Che vuol dire niente? La carta era bianca! Oddio mio! Avete firmato in bianco. Che significa in bianco? Significa che quella è una cambiale. Voi mi amate. Scusatemi, ma io non lo sapevo. Del resto fate come volete. Direi. Se mio marito ha veramente un debito con voi, voi riceverete... E smettetela con questi affari, le se mi avete seccato! A volte devo negarmi i piaceri più indispensabili. Ecco, mettiamo il tabacco. Mi vergogno persino a confessarlo, immaginez-vous, un nobile senza tabacco. Quanto vi occorre? A present, quelque chose. Quanto? In prestito, naturalmente. Si capisce, ma quanto? No, fate voi una piccola somma, tuttavia non piccolissima. 5 rubli, bastano? C'est assez, merci. Merci, grand merci. Rum. Sono ancora giovane, certo, ma sotto la guida di colei che si può considerare quasi una santa, in pochissimo sono riuscita a fare molto per la mia anima. Siete capitata a proposito. E perché mai? Ho bisogno di consigli e non ho nessuno a cui chiederli. Non mi dite di no, vero? Felice di aiutarvi per quanto posso. Siete innamorata. Avete quasi indovinato. Mi fate pena. Perché? È peccato. Non mortale, credo. Dipende dall'uomo che amate. È ricco o povero? Ricco. Peccato mortale. Ma io non lo amo per la sua ricchezza. Ma lui sarà molto contento della vostra. E se non accalappiavate con il vostro amore un uomo ricco, può darsi che lui avrebbe sposato una ragazza povera e che l'avrebbe fatta felice. Ma se tutti gli uomini ricchi se li pigliano le ricche, ma noi ragazze povere che cosa resta? Io non parlo per me, non ho bisogno di nulla, dicevo in generale. Voi non siete furba, il vostro segreto è noto a tutti, voi amate Lignaev. Ma dove mi sbagliate? Mi sbaglio. Ma ditemi la verità, vi supplico, ditemi la verità. Ma pensateci un attimo. Ma cosa volete che ci veda in quello lì? Scusate! Ma non recito più la commedia, ma amate chi vi pare e quanto vi pare! Ho recitato una parte ignobile con voi e che mi hanno mandata qui a fare la spia e io ho accettato con piacere. Perché mai? E vi credevo mia rivale. Ma allora siete voi ad essere innamorata di Lignaev? Innamorata? Oh no! Per carità! Io voglio solo sposarlo! È la mia unica speranza, il mio unico desiderio. Io devo sposare a qualunque costo Lignaev e sono pronta a usare tutti i mezzi, leciti e illeciti. Vi ho detto tutto con franchezza, anche troppa, scusate.
No. No, no. Io capisco benissimo la vostra situazione. Avessi la vostra energia. E io i vostri quattro anni. 3 anni fa, mio marito era ancora vivo. Venne da queste parti un'estate il nostro vicino, Berkutov. Mio marito aveva 60 anni. Berkutov mi piaceva, ma non si è mai accorto di nulla. E chissà, chissà, forse invece se n'è accorto. Chissà, può darsi. È stato qui solo un'estate e poi è tornato a Pietroburgo. Da allora non l'ho più visto. Ma ogni volta che scriveva a Lignaev mi mandava i suoi saluti e complimenti vari. Tutto molto innocente. Innocentissimo. Ma io ci sono cascata lo stesso. Ecco che arriva oggi o domani e starò a vedere come si comporta. Se vedo che ha delle mire su di me, faccio un po' la civetta e poi me la rido di lui e lo rispedisco a Pietroburgo con le pive nel sacco. Il piano è buono, bisogna cercare di metterlo in opera. Io ci provo. Eccoti qui la chiave del mio guardaroba, prendi quello che vuoi. Oh, sì, faccio in un minuto. Tutto trovato, persino le calze di seta del belle décolleté, e mi stanno così bene. Incredibile, come sei bella. E se lui non è di pietra? Andiamo, raggiungiamo Michael Barisovic. Andiamo, o la va o la spacca. Io non mi sono mai innamorata di Michael Barisovic. Ma presto arriverà il momento. È per questo che mi nascondo e rifugo il genere umano. Io temo di innamorarmi. E io sento che se mi innamorerò... No, no, continuate per cortesia, cambiamo discorso. Ma con voi non ho paura. Ah, con me non... Ma neanche un po'. E voi non ci pensate neppure a sedurmi. E d'altra parte perdere la testa per voi è impossibile. E siete anzianotto. Avete messo su pancia. Probabilmente girate per casa con la vestaglia di lana e la cuffia in testa. A giorni entro in convento. State scherzando. A una biondina dicevo che le nostre due anime prima di comparire sulla terra erano gemelle e girovagavano nell'immensità dello spazio come due farfalle illuminate dai raggi della luna. E alle altre che dicevate? A una bruna dicevo... Affitterò per te una magnifica dacia e ti regalo pure due splendidi cavalli Morelli. Questo discorso mi piace di più. Stiamo sul pratico, continuate in questo spirito. E le promettevo poi montagne d'oro e le dicevo: senza di te io non posso vivere, senza di te io mi sparo, mi annego. E lei? E lei mi diceva: perché spararsi o affogarsi? Sposatevi e non avrete più di che disperarvi. No, 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 angelo mio, no, questo per me è peggio che affogarmi. Allora affogatevi, diceva lei, perché io di dare un dolore a mamma e parenti non voglio. Era povera? Povera. E anche stupida. Perché voi al suo posto che avreste fatto? Io non vi avrei contraddetto minimamente. Mi sarei presa la dacia, i Morelli, i denari e alla fine voi mi avreste sposata lo stesso. Impossibile. Io sono irremovibile quando prendo una decisione. No, è molto semplice. E in che modo? Spiegatemi. Sediamoci. Allora, immaginate che mi amate. Viviamo insieme, due corpi e una sola anima. Io... sono la personificazione della modestia e della sottomissione. E non solo soddisfo tutti i vostri più piccoli desideri, ma li prevengo. E a poco prendo nelle mie mani la vostra vita e tutta la vostra proprietà. Conosco tutte le vostre più piccole abitudini e i vostri capricci. E infine, in breve tempo, divento per voi assolutamente indispensabile. Tanto che senza di me non potete più muovere un passo. Ma ecco, un giorno, quando la vostra tenerezza non conosce più confini, io vi dico fra le lacrime: caro papino, io mi vergogno davanti ai miei parenti,
Mi vergogno di guardare la gente in faccia. Io devo nascondermi da tutti, seppellirmi viva. Ma io sono giovane, voglio vivere. Giusto. Addio, caro papà. Io non ho bisogno delle tue ricchezze. Porco diavolo, ma così non si fa. Basta, ho deciso. Ma non si può mica piantare un uomo così, di punto in bianco. Finché vi dico, caro papino, ma tu ami la vita da scapolo e tu non puoi vivere diversamente. Facciamo così, sposiamoci in segreto, di modo che nessuno sappia niente. E tu torni a vivere la tua vita da scapolo e non cambia nulla. Tutto prosegue come prima. E solo io sarò più tranquilla e non soffrirò più. E voi, dopo qualche tentennamento, acconsentite. Ma così si può accalappiare solo un uomo innamorato. Ah, si intende. Voi siete assolutamente fuori pericolo, dato che non amate nessuno. Io sono fuori pericolo, dato che non amo nessuno. E ne sono ben felice. Ma se mi toccasse di innamorarmi... Mi innamorerei di voi. Più avanti forse mi stabilirò qui definitivamente, ma ora è il tempo contato. Ho un grosso affare a Pietroburgo. Sono venuto solo per sposarmi. Sposarti? E con chi? Con Evlampia Nicolai. Avete già concluso? Neppure iniziato. E parli con questa sicurezza. Beh, non vedo ragione per dubitare. Fratello, le ho messo gli occhi addosso da tempo. Su Evlampia Nicolai? No, sulla sua proprietà. E su Evlampia Nicolai, Verna, si intende. Quante risorse, quante fonti di reddito. Guarda che bellezza. E lì, a sinistra del fiume, che angolino incantevole. Come se madre natura l'avesse creato apposta. Era un delizioso chalet svizzero. No, per una fabbrica di vodka. E quindi non hai altro da fare che sposarti. Sì, sposarmi, amico mio, sposarmi al più presto. La proprietà la conosco come palmo della mia mano. Tutto è tenuto in perfetto ordine. Ma bisogna fare in fretta prima che la mandino in malora. Aveva cervello, sai, il vecchio cupano. Beh, con l'età pare avesse dato un po' fuori di matto. Sì, e perché? Ha comprato 100.000 rubli di bosco. Che testa! Grazie, cupano. Grazie. E per questo a Evlampia Nicolaia, ma sono rimasti pochi soldi in contanti, ne ha bisogno. Ha fatto benissimo, le avesse lasciato i soldi ora sarebbero spariti. Invece il bosco è lì e cresce. Che cosa puoi farne? Il bosco non dà profitto. Il bosco della cupavina vale 500.000 di rubli. Tra 10 giorni qui arriverà la ferrovia siberiana, lo so da fonti sicure, ma tu non ne fare parola per ora. Avrei voluto chiedervi consiglio e aiuto. È felice di aiutarvi se il tempo me lo concede. Di che si tratta? Leggete questa lettera e capirete. La vostra ex benefattrice Meropa da Vilma. Che dite? Beh, bisognerebbe sapere quant' è la richiesta, esaminare i documenti. 25.000 rubli ho sentito. In tal caso dovrete vendere una parte della proprietà. Il bosco, per esempio. Voi avete 1.500 ettari di bosco. 1.500? E 4.000? In un'altra regione questa sarebbe una ricchezza enorme. Ma qui il valore dei boschi è basso,
L'industria forestale vi pagherà 10 rubli a ettaro, dunque dovrete venderlo quasi tutto. Ma la proprietà senza il bosco non vale un soldo. Datemi un buon consiglio. Cosa devo fare? Sposatevi immediatamente. Sposarmi? E con chi? Con Apollon. Voi mi offendete! Io ve l'avevo detto! Voi mi avete fatto uscire in senno con i vostri elogi e mi baciavate le mani! Io non scherzo, Glafira Lezzera, non scherzo! Io ve l'avevo detto che l'amore mi avrebbe portato solo sofferenza! E io ve l'avevo detto, ma voi... Io non ho chiuso occhio tutta la notte, io... Sono innamorata pazza di voi. Oh, che disgrazia. Perdonate. Che gente! No! Sono sulla terrazza! Ma che cosa penseranno? Dove mi nasconderò? Ma c'è un'altra uscita! Non gridate, per carità, se non... Se non ci sentono, forse! Oh, nascondetevi! Piano! Ma dove? Dove? Mi avete rovinata! Arrivano! Piano, per l'amor di Dio, piano! Che cosa avete fatto di me? Che c'è? Io... mi sposo. Dove vai così combinato? Si sono viste le beccacce nei giardini, bisogna farle fuori. Ed ecco le cambiali. Già pronte. Falsificazione di cambiali a nome del defunto Kupalin, questo ieri. Io sospetto di vostro nipote. Voi certo siete insospettabile. Ah, io no, io no. C'è poi una lettera a nome di Kupalin a vostro nipote e due cambiali. Si infilate dentro un vecchio libro di conti pescato in magazzino. Ecco, un libro come questo. Eccole qua. E qui, qui anche i conti rifatti. Cancellature, correzioni. Splendido, reperti. Prove incontrovertibili. Non rovinarmi, figlio mio. La mia prima preoccupazione in questo momento è salvarvi. Oh, salvami, figlio mio, salvami! Non vi agitate, non vi agitate. Certo. E perché non ti sposi? Prima i troppi affari, adesso manca la sposa. Trovatemela. Chi ti trovo? Ma ora che ci penso, cosa c'è di meglio? La tua vicina è Vlampia Nikolaevna? A quanto pare non è molto ben disposta nei miei confronti. Io per me non dico di no. Combiniamo? No, andiamoci piano. Ecco, io magari vi pregherei di parlare bene di me con lei, ecco. Sentire che intenzioni ha, consigliarla. Non mi imbeccare! In queste faccende non valgo meno di te. Si fa un gran parlare della ferrovia siberiana. Noi possidenti locali siamo interessati. Che cosa mai avremo da mandare in Siberia? Quali prodotti? Beh, i prodotti ci sono. Vukol Naumovic. Buono a sapersi. Penso che sia capitato di leggere sui giornali che negli ultimi giorni sono saltate fuori parecchie malversazioni, contraffazioni, cambiali falsi, altre carte, insomma ogni genere di ruberie. Beh, di tutte queste operazioni salteranno fuori anche i colpevoli. Sono questi i prodotti che noi manderemo in Siberia, Vukol Naumovic. Ti voglio far prender moglie! Lo so meglio di voi quello che volete. La sua anima la conosco e so che ti ama. E tu è ora che ti sistemi. Obbedisco, Meropa Davidovna, obbedisco. Lampia Nikolaevna. E tu non parli? Allora parlo io. È felice come una Pasqua. Sono una donna semplice e non ho saputo nascondere i miei sentimenti a Meropa Davidovna. Non li nasconderò neppure a voi. Anche tu ti sposi! Hai fatto presto, congratulo! Ti sei decisa, finalmente! Ti congratulo! Ho sognato tanto la libertà, ma poi ho capito che per noi donne
Se vuoi l'amore, arriva anche la schiavitù. Non calunniare le donne, ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono quelle che sanno amministrare, quelle che sanno comandare una provincia e quelle che puoi mandare anche a combattere i turchi. E così gli uomini, ci sono quelli in gamba e quelli contenti di farsi comandare dalle proprie mogli. Lupi e pecore a questo mondo, lupi e pecore. Mi sparo! Poveretto, ma cos'è stato? Il mio migliore amico, vicino alla città in pieno giorno, il mio migliore amico, Taverlano, i lupi lo hanno mangiato! Ah!